uno dei grandi doni, anzi dei simboli, che i Santi Cirillo e Metodio ci hanno lasciato è la loro traduzione delle Sacre Scritture e della liturgia. Ebbene, proprio la traduzione, come ha detto un filosofo francese, Paul Ricoeur, è un atto di accoglienza, accoglienza reciproca, perché uno dona la propria cultura all'altro e assume la cultura dell'altro in sé attraverso il ponte della parola, attraverso il ponte della traduzione. Ed è ciò che è stato fatto in maniera particolare attraverso la grande cultura greca, bizantina, di Cirillo e Metodio, che è stata immessa nell'interno della grande cultura slava. Ecco, questo grande ponte è l'eredità suprema, forse più alta, più intensa, che ci hanno lasciato questi due patroni d'Europa.